Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Horizon Zero Dawn, The Frozen Wild. Allora, in questo episodio andremo a cercare il nostro caro Naltuk e ci faremo dire cose. Dobbiamo a tutti i costi trovare lo sciamano del villaggio. E nel mentre ovviamente ci saranno le macchine ad aspettarci, perché sia mai, figuriamoci. Comunque non aggiungo altro, buona visione. Ora sono decisamente interessata. Grazie, Burgrand. Non c'è di che. Chissà se Aratak può dirmi di più su Orea o il rombo di turno. Ok! Ma sì, già che siamo qua, abbiamo scoperto un bel po' di cose. Ciao! Siamo di guerra. Non voglio sentirne parlare mai più. Il dubbio pesa più della neve ghiacciata. Perdonami, capo tribù. Saremo pronti al prossimo tentativo. Non sarà un semplice tentativo. Va fatto. Mio capo tribù. Bene. Straniera, immagino tu voglia parlare. Sembra che non ci siano altri Werak a Ultimo Canto. Sì, il villaggio ha vita propria, per tutto ciò che serve ai Banuk. Con la fine della guerra, è sorto da quel che era un accampamento, rapido come fiori fra le gelate. Forse durerà finché i Karja non torneranno in guerra. Orea conosce questo demone. Dove posso trovarla? Svolge mansioni da sciamana, questioni che ad altri non devono interessare. Di certo non ha una straniera. Questo demone di cui parlavi. Se sei abbastanza tenace puoi andare a vederne i segni da sola. Ha cambiato le macchine. Sono più feroci, più forti. Ma che cos'è? Un argomento che spetta agli sciamani. Il tuo Werak viene da questo posto? No, abbiamo portato molti cacciatori da Banur ad affrontare il demone. Ma io sono nato qui e sono rimasto a combattere i Karja quando gli altri si sono ritirati. Pochi dei miei vecchi uomini sono con me. Solo quelli sopravvissuti. Hai deciso di tornare al rombo di tuono? L'ho giurato sul mio nome. Nonostante il rischio così alto? Il rischio di cosa? Morire? Sarebbe un fato peggiore. Chinare il capo di fronte alla sfida e dire ora basta. Beh, è stato breve. Bene. Preferisco i fatti alle parole. Va bene. Ok, sei di poche parole, tu, vero? Quello deve essere Naltuk che fissa quella torre. Oh! Sta trasmettendo un impulso, un segnale. Però vabbè, quell'affare lì, Aloy. Ciao Naltuk. Naltuk? Tu chi sei? Come mi hai trovato? Sapessi. Mi ha detto che eri qui. È insistente. Ho già detto migliaia di volte a quell'Oseram che non mi serve niente. E non vendo nulla. Devo soltanto trovare Orea. Beh, non puoi. È andata dove solo gli sciamani possono andare. Le serve la guida dell'anima nella luce blu. È compito suo. Mi ha incaricato di osservare il lavoro del demone. Per impedire che si diffonda, se possibile. Ma cosa posso fare con queste torri? In poche settimane sono spuntate in tutto lo squarcio. Il demone le usa per i suoi impulsi. Raduna le macchine e le ripara perfino. Aratak ha detto che il demone aizza le macchine. Guarda, quelle con i marchi viola appartengono al demone. Sono più forti, più pericolose. Ho già visto una cosa del genere. Una corruzione. Ma non era il tuo demone. Davvero? Allora ne sai più di me. Quelle torri erano parte della tua corruzione. No, sono nuove anche per me. Come dicevo, potenziano le macchine del demone. Devono essere fermate. Va bene, volete contrastare l'opera del demone? So come riuscirci, col mio arco e la mia lancia. Straniera, aspetta. Non vuoi dirmi il tuo nome? Aloy. Bene, se cadrai sotto alle macchine del demone... Almeno potrò raccontare i tuoi sforzi a Orea. Grazie per il tuo voto di fiducia. Ma non cadrò. E quando finirò, mi dirai dove posso trovarla. Ok, allora esaminiamo un po' la situa. Interessante. Forse potrei eseguire un override. Ok, Allora, Aloy ci dice che possiamo fare un override volendo. Ma magari la possiamo anche far fuori. Cosa dici? Intanto lì abbiamo... Oh, quello è brutto e noioso, eh.
un longipede e vabbè, quello là è il solito. Due. Due razziatori. Merda, tre razziatori. Aloy, che mira di merda. Quante cazzo di frecce ci vogliono per farti fuori? Ecco che arrivano. Ok. Quelle erano più che sufficienti. Ok, minchia che botta. Ora, arriva. Ma schivi pu. Guarda come schiva. To stronzo. E scappa. No che non scappi. No che non scappi. Prenderà le cose più semplici. Ok. E l'abbiamo fatto fuori. Qui stanno arrivando tutti, mo. Guarda un po'. Lo prendiamo, Aloy? Minchia, se lo prendiamo. Ci stanno per prendere anche loro, però, Però l'abbiamo presi prima noi. Non è semplicissima la situazione, eh? Eccoti là, guardalo. Si nasconde. Oh, vi muovete? Vabbè, facciamo cari voi allora, Che mira di merda, Aloy. Mi stanno dando la caccia. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Ok, minchia. Uno di danno gli abbiamo fatto. Vabbè, adesso 11. Preso. E basta. E crepa un po'. Oh. Allora, prendiamo tutto, Aloy. Prendiamo tipo tutto. Ok, Natuka, come qua. Visto, non ci voleva molto. Sappiamo cosa fare con le macchine e le torri. Ora tocca al demone. Forse Orea dovrebbe incontrarti dopo tutto. Lei cerca solo la speranza e dopo quello che ho visto potresti essere tu a dargliela. Si è ritirata oltre le montagne della Cresta Argentea. Devi percorrere la via dello sciamano per arrivarci. Saprai di essere giunta quando arriverai al santuario. Una grossa macchina ricoperta di blu bagliore. Gli sciamani che completano la via ne prendono un pezzo. Se dovessi arrivarci, fallo anche tu. Te lo meriterai. E il blu bagliore alla fine della via dello sciamano? Un cristallo che nasce sui corpi delle macchine nei ghiacciai antichi. Noi Banuk crediamo che sia parte della luce blu, congelata dopo essere uscita dai loro gusci. A te potrebbe interessare perché i mercanti la pagano profumatamente. Burgrand dice che sei l'allievo di Orea. In sua assenza servo il capotribù e il suo Werak come consigliere, sentinella, portavoce della luce blu. Quante responsabilità? Non so se seguirò l'esempio di Orea, ma devo provarci. Le devo molto. Lei ha creduto in me, aspirante sciamano dai confini del mondo. Chi l'avrebbe fatto? Eri con Orea durante l'attacco. Avrei voluto, nonostante quel che è successo. Ma non sono un guerriero, così mi ha chiesto di aspettare. Quando Orea e il capo tribù sono tornati, li ho visti discutere. Ma non so a quale proposito esattamente. Poi mi ha raggiunto, mi ha dato il mio incarico e se n'è andata. Come supero la via dello sciamano? Vai alla Cresta Argentea. Poi segui gli indicatori nelle caverne di ghiaccio e nelle cascate e arrampicati fino al santuario. Ma stai attenta. Il percorso è un'ordalia, la prova finale nell'addestramento di un giovane sciamano. E troverò Orea alla fine? No. Lei è più in alto, da qualche parte dentro la montagna. Se la vedi, potresti dirle che confido che sentirà l'anima di nuovo. Ok. Bene. Prossima tappa alla Cresta Argentea. E questi chi cazzo sono? Ok, per ora fermiamoci qui. Abbiamo trovato delle macchine interessanti, nuove. Le torri. Le torri siamo riusciti a distruggerle anche abbastanza semplicemente. Mi domando cosa succederebbe se noi facessimo l'override su queste torri. Boh, se capiterà l'occasione lo vedremo. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!